Benvenuti nella cucina di Tom and the Cooker. Nel video di oggi andremo a preparare le frittelle ripiene. Gli ingredienti per la pâte à choux sono del burro, acqua, farina, scorza di limone, sale e uova. Infine dell'olio per friggere. In una casseruola mettiamo l'acqua e il burro. Come vedete, l'acqua comincia a scaldarsi e il burro a sciogliersi. Quando il burro si sarà sciolto completamente, mettiamo in una sola volta la farina. E giriamo. Continuate a mescolare finché non si forma una palla. Mescolate finché l'impasto non tende ad attaccarsi sulle pareti. Dopo 2 minuti togliamo dal gas. Per far sì che questo impasto si raffreddi, lo trasferiamo in un altro contenitore. Si deve raffreddare leggermente. Andiamo in planetaria. Prima che si raffreddi, mettiamo un uovo alla volta. Mi raccomando, non mettete l'uovo successivo finché quello precedente non sia completamente assorbito. Questo lavoro, se volete, potete anche farlo a mano, sappiate che sarà parecchio più impegnativo. Non fatela lavorare troppo. Intanto mettete un pochino di sale e la scorza di limone. Intanto scaldiamo l'olio per friggere. Quando l'olio inizia a essere ben caldo, armatevi di 2 cucchiai, ungeteli un pochino nell'olio e andiamo a incominciare. Quando saranno ben ambrate, scolatele su della carta assorbente. Ci vorranno circa 4-5 minuti. Per la crema al marsala ci serviranno tuorli d'uovo, latte, scorza di limone, bacca di vaniglia, amido di mais, zucchero e marsala. Su una ciotola iniziamo a mescolare a secco lo zucchero e l'amido. Aggiungiamo i tuorli e mescoliamoli subito. Ora passiamo al latte. Grattugiamo la scorza di limone. Come vedete ne basta poco. Usiamo anche la bacca. Versiamo un po' alla volta il latte caldo. Ci procuriamo una pentola, possibilmente in rame, e ci versiamo il composto. Iniziate a mescolare finché non noterete che la crema diventerà sempre più densa. Ho tirato fuori una bastardella dal freezer e ora va raffreddata in velocità. La crema si è intiepidita, è stabile e ora aggiungiamo un po' alla volta il marsala. Vi do un'altra opzione, della panna liquida.
Abbiamo messo un contenitore in freezer e ora montiamo la panna. Mischiamo la panna assieme alla crema pasticcera. Mescoliamo delicatamente per non far smontare la panna. Procuratevi una sacca poche col becco molto sottile. Apriamo la sacca poche e versiamo la crema così ottenuta nella sacca poche. Prendiamo una frittella . L'ultimo tocco. Le frittelle sono pronte. Buon appetito!